Allora, ingegnere Morello denuncia la candidata al ballottaggio Cettina Di Pietro, perché? Ma guarda, io sono stato oggetto durante la campagna elettorale da parte della Di Pietro con cui ha voluto incontrarmi, e man mano che si discuteva così del più e del meno, la Di Pietro mi esponeva una sua lamentela che componenti della mia coalizione, in particolare Paolo Amato, avessero praticamente detto che lei era iscritta nel 2012 al PDL e lo avessero fatto anche sui social network, su Facebook in particolare, per cui mi chiedeva di intervenire su Paolo Amato affinché ritrattasse questa notizia o dicesse che la Cettina Di Pietro era una sua omonima e che non si trattasse di lei. E mi aveva dato 24 ore. Cioè una specie di ultimatum. Di ultimatum. Io non ho chiaramente detto nulla a Paolo Amato perché non era mia intenzione. Non era mia intenzione informarlo dei fatti. A un altro incontro, anzi sempre in quell'incontro, chiaramente lei mi diceva che se io non fossi riuscito in questo intento, lei avrebbe messo, perché era in possesso di una mia relazione sul caso Oikoden, parere favorevole, e quindi mi minacciava di rendere pubblica questa relazione se io non fossi riuscito a intervenire sul Paolo Amato. Quindi in sostanza anche qui una pressione, chiamiamola così. Io sono informato con i miei legali, ho esposto una denuncia in querela con cui ho esposto i fatti alla magistratura. Ma affinché prima del voto? Prima, sì, giorno 11, l'11 maggio ce l'ho fatto. Quindi il giorno dopo aver ricevuto questa minaccia ho fatto questa querela. Quindi questa querela è depositata? È depositata. Vabbè, ma la domanda che può venire spontanea adesso a chi ci ascolta è: come mai il candidato, ex candidato ormai Morello, lo dice adesso? Ma no, non volevo alterare, adesso perché per me è finita la campagna elettorale, non ho più nessun motivo, non volevo chiaramente alterare una campagna elettorale che io ho condotto sui contenuti e non su tutte le pressioni e intimidazioni che ho avuto in questi 20 giorni. E quindi per me è ormai finita la campagna elettorale, ritengo che la città di Augusta debba essere messa a conoscenza di questi fatti. E devo dire che in un primo momento mi ero illuso che la Di Pietro non divulgasse quella notizia, è vero che sono passate due settimane. Poi invece il 22, la settimana prima del voto, ha messo su Facebook la notizia. Io sono stato considerato il mostro, quello che non ha difeso dal suo dal suo lavoro, dalla provincia, il territorio di Augusta. Perché, perché alla provincia Morello, non dirigente aveva espresso questo parere, quindi favorevole, e quindi tanti mi hanno attaccato sul fatto che non abbia difeso il territorio di Augusta. Quando io poi nel confronto per i sindaci ho distinto il lato tecnico del parere dal lato politico, ho detto che sul piano politico mi sarei opposto qualora fosse diventato sindaco alla realizzazione di questa piattaforma, e ho detto che un conto è il parere tecnico e un conto è un parere politico. Oltretutto anche il comune di Augusta a suo tempo aveva sul lato tecnico espresso un parere favorevole. Non poteva cioè l'ingegnere Morello di... Non poteva, perché avrebbe disatteso il suo ruolo di tecnico e sarei quindi esposto anche a danni, a richieste di risarcimento da parte dell'azienda, perché 10 anni prima io avevo messo un parere non favorevole perché c'erano delle parti dove bisognava chiarire sulla faglia e sulla falda che era sottostante. Dopo 10 anni la ditta ha fatto studi spendendo milioni di euro, ha dimostrato, i miei uffici, in parte la sezione geologica, ha rivisto il parere, quindi io non ho potuto da dirigente esimermi a un'istruttoria interna che aveva rivisto il parere precedente. Ed essere attaccato, che io mi hanno messo su Facebook la mia foto, la mia firma, con cui io sono stato indicato come il mostro di Augusta per quello che avevo fatto, la cosa mi ha pesato fortemente, mi ha turbato. Era la settimana prima, quindi non ho voluto
farlo in quella settimana perché chiaramente c'era l'emozione, avrei turbato veramente un normale andamento elettorale. Io non dico che abbia questo fatto granché, perché tutto sommato i numeri poi sono i numeri, quindi hanno dimostrato la realtà delle cose. Io mi sono impegnato, ripeto, ho condotto una campagna elettorale sui contenuti e non sulle accuse. Altri non hanno fatto questo di me, sono stato indicato come il mostro. I miei figli ne hanno stati turbati e colpiti. Papà, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? E questo chiaramente io mi devo liberare la mia coscienza e quindi esponendo i fatti In ai questa miei conferenza stampa. concittadini. Ecco, la domanda adesso ultima è questa, ma quali sono i reati che si configurano No, questo io non addebitabili? lo so, io ho esposto soltanto i fatti, non so se ci sono reati o meno, questo sarà la magistratura a indicarli. Ti rendi conto di quello che ho subito?